troviamo con commozione qui in chiesa ad accompagnare il nostro caro fratello Domenico nelle mani del Signore. In tanti siamo venuti a portare un saluto, una preghiera, un abbraccio fraterno alla moglie, ai figli. Sei stato un lottatore fino alla fine e la tua malattia, che sempre ti ha accompagnato in questi ultimi anni, di certo non ha svuotato il tuo sguardo e la tua passione per la vita. Sono venuto a portarti l'estremizione e facevi fatica a respirare, e mi ha detto quei cari che hai affrontato la malattia senza mai lamentarti, come un combattente vero, di chi non si lamenta dell'ingiustizia di ciò che gli è tolto, ma che sa ricordarsi delle cose belle che ha nella vita e fa di esse il tesoro più grande per alzare lo sguardo. Troppe volte nella vita, non so se capita anche a voi, rischiamo di essere come quelle caffettiere che brontolano e si lamentano delle cose che non vanno. E a volte ci dimentichiamo che la vera felicità non è posseduta nel nostro cuore se non si è in grado di donarla, e che ciascuno di noi non è un'isola sperduta, ma è una relazione d'amore. Tu, Domenico, in questo sei stato un grande. Oggi sicuramente la tua attenzione è per tua moglie Rita, per i tuoi figli che hai tanto amato. Dona loro il tuo sorriso, la tua speranza, la tua forza, l'entusiasmo per la vita, e regalo anche a noi questa tua capacità. Ne abbiamo così bisogno. Caro Domenico, noi volontari dell'Associazione Comunità Solidale ti ringraziamo per essere stato nostro presidente. Ci hai coinvolto in questo gruppo con entusiasmo e noi siamo fieri di esserne membri. Sei stato un esempio, uomo discreto, affidabile, sempre disponibile, e noi abbiamo cercato di imitarti. La tua perdita ci ha lasciato attoniti, ma ti promettiamo che cercheremo di continuare il nostro lavoro come tu ci hai insegnato. Grazie Domenico, ci mancherai. Un abbraccio ai tuoi familiari. In questi giorni in tantissimi hanno voluto salutarti, Domenico. Tutti hanno ricordato e raccontato momenti di vita, di lavoro, di amicizia, di passioni comune, vissuti e condivisi insieme a te. Ognuno involontariamente ha raccontato un pezzetto del romanzo della tua vita, intensa, piena, attaccata a radici profonde, affondate nella famiglia, nel tuo paese e alla sua comunità. Una vita segnata da passioni e valori che nel tempo non sono mai cambiati. Oggi anche la grande famiglia dei donatori di sangue di Valbrembilla ti vuole salutare. Anche noi ti vogliamo ricordare, Domenico. Poche parole, come si conviene per le persone per bene come te. Premuroso, attento, sempre presente alle donazioni finché la salute però ha permesso. Alla buona, con la tua tessera di donatore in mano. La prima, quella originale, che non hai mai voluto cambiare, con la foto di te giovanissimo. Quella vecchia tessera in cartoncino rosso e con i fogli sgualciti è il segno indelebile della passione e dell'attenzione verso gli altri, che deve durare una vita intera, anche se il tempo prova ad ingiallirne le pagine. Questo, tra i tanti, è il ricordo che abbiamo scelto e che vogliamo conservare di te. Una vecchia tessera che racchiude i valori di un galantuomo.
grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.